Allora, il Portogallo passa. Chapeau alla Slovenia perché oggettivamente più di questo non poteva fare. Esce da imbattuta e soprattutto con la sensazione di essere una squadra vera, organizzata e di qualità. E il Portogallo, nonostante la zavorra Cristiano Ronaldo, che ha sbagliato 4 gol oltre al penalty, la porta a casa. L'uomo decisivo, Diogo Costa, in porta. I sloveni sono arrivati con il terrore dell'unica occasione della loro vita, come Šeško, no? Con centravanti che in Bundes la butta sempre dentro, davanti al portiere 2 volte, ha avuto una strizza. E Ilicic lo vedevi in faccia, come di il terrore negli occhi, perché tocca a me, perché devo essere io quello che spegne i sogni, quando è l'ultima avventura. Cioè, paradossalmente, arrivare ai rigori è stato come dire usciamo da eroi, non è colpa nostra. Quindi praticamente nei 120 minuti non c'erano responsabilità. Tu dici, anche se perdi, il Portogallo è una delle squadre più talentuose d'Europa. Nei rigori c'è il terrore, arriva la paura, l'ansia, non giochi più spensierato. Io non capirò il cambio di Leao, che oggi era stato uno dei migliori. Non ho capito nessuno dei cambi di Roberto Martinez. Adesso capisco che il Belgio non ha vinto con una leva di giocatori fantastici. Però alla fine l'ha sfangata. E quindi, confermati il super tabellone delle favoritissime, Spagna e Germania, Portogallo, Francia, e ci divertiremo tanto. Da lì Inghilterra, Svizzera, e domani scopriremo l'altro quarto. Va detto adesso, con tutto il bene, Cristiano Ronaldo che insegue i record, 39 anni, ragazzi, non salta, va uno all'ora, ti fa il palleggino perché è il giocatore più decisivo degli ultimi anni insieme a Messi. Ma Ronaldo ormai è una zavorra, è un peso sotto ogni punto di vista, perché non lo puoi togliere, perché insegue i record, perché è Ronaldo. E anche quando vi dicevo, quando uno sospinge il pubblico non è un segno di grande personalità. Ronaldo è l'uomo con gli attributi più importanti del mondo. E anche pianto, cioè, ha dato un segnale bruttissimo a tutto il gruppo squadra. Poi alla fine l'hanno sfangata perché Šeško ha avuto la strizza, perché la tensione è venuta prima di tutto. Portogallo ai quarti per il bene dell'Europa, giusto vedere due grandissime partite ai quarti. Sloveni, applausi all'allenatore, CT meraviglioso, eroici tutti. Sono usciti da imbattuti, non gli puoi dire niente, gli devi solo tributare un clamoroso e fragante applauso.